Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6. A 3 settimane dal suono della prima campanella a tenere banco e soprattutto la problematica del trasporto pubblico degli studenti. La CGIL chiede alla tua chiarezza su come si effettueranno i viaggi. Il servizio di Paolo Renzetti. Temo che sia trascorso un anno inutilmente. Noi ci trovavamo lo scorso anno ad affrontare le stesse problematiche. Alla vigilia dell'apertura di un anno scolastico avevamo il problema del distanziamento sui mezzi pubblici, del dover diversificare l'orario d'ingresso nelle scuole e al momento noi riscontriamo lo stesso identico problema. Purtroppo c'è stata intanto una mancanza di programmazione, c'è stata una mancanza di utilizzo delle risorse. Io voglio ricordare un dato molto importante. I governi che si sono succeduti durante la fase pandemica hanno stanziato oltre 1 miliardo di euro per garantire i servizi aggiuntivi. Ebbene, rispetto a questa imponente cifra, le regioni hanno utilizzato appena il 20% di queste risorse. Quindi, adesso, ovviamente, alla vigilia dell'apertura della scuola, anche dovendo garantire potendo garantire l'80% di riempimento dei pullman, è chiaro che se non si interviene ancora oggi, aumentando i servizi e diversificando l'orario d'ingresso delle scuole, noi ci ritroveremo ad avere gli stessi problemi che abbiamo avuto lo scorso anno. Ci sarà un confronto a breve tra le parti interessate? A Pescara già c'è stato comunque un primo confronto organizzato dalla prefettura. Guardi, a livello nazionale c'è sicuramente un confronto. Ieri c'è stato un confronto tra il ministro Giovannini, la ministra Gelmini e i presidenti delle regioni. È atteso un nuovo vertice all'inizio di settembre. A livello locale questo confronto purtroppo non c'è o quantomeno non è omogeneo, ad esempio a livello regionale. Sappiamo che c'è stato un interessante confronto anche lo scorso anno, devo dire, con la prefettura di Pescara che ha visto il coinvolgimento delle imprese di trasporto e ovviamente degli istituti scolastici ma anche delle parti sociali, però questo confronto purtroppo è venuto meno nelle altre province e credo che sia un fatto grave perché dover parlare, diciamo, di garanzia diciamo, di dover rispettare quelle che sono le norme Covid senza coinvolgere diciamo, gli attori principali che poi sono il personale che sta a bordo dei mezzi di trasporto e che devono vigilare non soltanto sul Green Pass come ad esempio per i servizi a lunga percorrenza ma anche per il corretto utilizzo della mascherina e anche per il distanziamento di 1 metro. Sono 10 regioni e province autonome quelle che risultano classificate a rischio moderato, secondo quanto si apprende nel monitoraggio settimanale ISS, Ministero della Salute, e la Sicilia che dovrebbe diventare gialla da lunedì, è classificata a rischio moderato, ma con un'alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni. Le restanti 11 regioni risultano classificate a rischio basso. Oltre la Sicilia, che ha superato le soglie per i ricoveri e le intensive, il rischio moderato riguarda anche l'Abruzzo e poi anche Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento. E sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, 4 giornate di Open Day per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. L'iniziativa è rivolta ai cittadini della Costa dei Trabocchi, ma anche ai turisti in vacanza. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Più siamo, prima vinciamo contro il Covid. 4 giorni di vaccini in riva al mare. Nella scuola dell'infanzia sul lungomare di Fossa Cesia è possibile ricevere la propria dose senza bisogno alcuno di prenotazione. E per intercettare i giovani della Movida, ci spiega il sindaco di Giuseppe Antonio. Sta andando bene, veramente bene. Sono giorni in cui dalle 16 alle 21 c'è gente che correttamente fa la fila, aspetta di farsi il vaccino. Quindi grazie alla ASL, grazie soprattutto ai volontari, grazie a tutti gli operatori, grazie ai medici. Grazie a chi si prodiga per far vincere la lotta contro il Covid. Io sono contento, come sono contento anche molti sindaci che ospitano, che generosamente i comuni si danno da fare assieme alla ASL per far fronte, insomma, all'esigenza di estendere il più possibile il servizio di vaccino nel territorio della nostra ASL.
L'iniziativa è partita lunedì scorso, ripetuta anche mercoledì e questo pomeriggio, e terminerà domenica. Qui si somministrano circa 50 dosi al giorno e potranno vaccinarsi anche i turisti che si trovano in vacanza a Fossa Cesia. Effettivamente abbiamo dato un servizio ai tanti turisti. Quest'anno abbiamo avuto un boom, la nostra economia si basa sul turismo in particolare e hanno avuto questo servizio. Ci sono stati molti turisti che sono venuti qui in questa sede che ospita il centro vaccinale a farsi il vaccino. Ancora disagi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, soprattutto a causa della carenza di medici. Il capogruppo dell'UDC di Pescara, Massimiliano Pignoli, che nei giorni scorsi aveva incontrato i vertici della ASL, è pronto a tornare alla carica per sollecitare interventi sull'organico. Paolo Renzetti. Più che la carica, verificare ciò che ci eravamo detti e scritti all'interno ovviamente di un verbale stilato, firmato da me, approvato via web dal direttore generale Ciamponi e firmato dal direttore sanitario Antonio Caponetti. Avevamo stilato dei punti, ci avevamo detti e ci eravamo dati 2 settimane di tempo, perché sono andato il 13 agosto, quindi a cavallo appunto del Ferragosto. Adesso è il momento di tornare e verificare quali punti sono stati adempiuti rispetto a delle idee che avevamo lanciato all'interno di questo verbale. Lei aveva toccato un po' con mano quello che accade nel pronto soccorso di Pescara qualche settimana fa, adesso soprattutto preoccupa proprio la carenza di medici, la carenza di personale sanitario. Mi era stato assicurato che al ritorno dalle ferie dei medici, qui della turnazione delle ferie, quindi diciamo dalla prossima settimana sostanzialmente, sarebbero stati delegati a scendere sotto in pronto soccorso dei cardiologi, dei geriatri e insomma altre figure mediche per potenziare appunto il pronto soccorso per quanto riguarda le visite mediche. Già questo potrebbe essere e sarebbe un buon risultato. Ovviamente c'è da migliorare tante altre cose che sono scritte in quel verbale, tipo un info point per i parenti che restano fuori, per sapere ovviamente soprattutto riguardante le persone anziane, perché poi le persone diciamo giovani e meno anziane al cellulare possono comunicare con i parenti attraverso il cellulare. Per queste persone anziane o per le persone che arrivano ovviamente incoscienti all'interno del pronto soccorso, sapere quale tipo di situazione versa il proprio parente, un potenziamento di barellieri, perché ovviamente ho assistito anche a una situazione di mancanza di barellieri, c'erano persone che aspettavano, una sistemazione più adeguata dei pazienti che aspettano, perché c'erano tutti assembrati, insomma c'erano delle situazioni che bisognavano migliorare, perché il pronto soccorso è bello, ma i problemi erano quelli vecchi del pronto soccorso tra virgolette vecchio, per cui prossima settimana tornerò insieme al mio amico e collega di partito Berardino Fiorilli per verificare ciò che abbiamo scritto corrisponda praticamente a realtà. La Sevel di Atessa si ferma per una settimana per la mancanza di forniture di componenti elettronici, lo ha comunicato stamani la direzione aziendale alla RSA dello stabilimento. La Sevel ha annunciato che la sospensione dell'attività lavorativa per la produzione del furgone Ducato ci sarà dalle ore 22.15 di domenica 29 agosto fino alle 22.15 di sabato 4 settembre sui 3 turni di lavoro. Il reparto di lastratura lavorerà regolarmente. L'attività lavorativa prenderà alle ore 22.15 di domenica 5 settembre. L'approvvigionamento dei componenti elettronici sta creando disagi anche in molte altre aziende dell'automotive italiano ed europeo. Il 3, il 4 e il 5 settembre a Lanciano si svolgerà la 59esima edizione della Fiera dell'Agricoltura. Sarà la prima fiera a livello nazionale a svolgersi in presenza. Il servizio. Torna a Lanciano la Fiera Nazionale dell'Agricoltura. Dopo lo stop di un anno a causa della pandemia, si è finalmente giunti alla 59esima edizione. E torniamo con un'edizione speciale, chiamiamo così, della ripartenza a settembre, che è una data un po' particolare, che non era quella tradizionale di aprile, quindi diciamo che portiamo avanti questa edizione con
come un'edizione speciale. Come sempre da tutta Italia, 150-160 espositori che verranno un po' da tutte le regioni d'Italia, forse anche qualche presenza estera che quest'anno però purtroppo è stata un po' penalizzata dagli eventi appunto del Covid, che in certi casi non permette determinati trasporti. Il 3, 4 e 5 settembre ci saranno oltre 150 espositori da tutta Italia e la fiera della ripartenza, ha commentato il Presidente. E infatti questo è il primo evento di questo tipo a livello nazionale che si svolgerà in presenza. E come da DPCM, per accedere sarà necessario il Green Pass. Il Green Pass è assolutamente obbligatorio, lo controlleremo all'ingresso, quindi invitiamo tutti i probabili visitatori a munirsi di Green Pass per l'accesso, e dovremo purtroppo impedire l'accesso a chi non lo ha. In più siamo stati anche obbligati in questo caso a definire un numero massimo di persone presenti all'interno della manifestazione, ed è previsto che ci siano non più di 3.000 visitatori contemporaneamente presenti all'interno dell'area espositiva. 200 ore di musica dal vivo, 100 artisti, villaggio celtico, atmosfere da Temple Bar e una selezione di 16 birre. A Notaresco torna dal 2 al 5 settembre l'Abruzzo Irish Festival. Stamani la presentazione dell'evento in provincia di Teramo. Vediamo. Quest'anno 2021 è la 7ª edizione speciale per l'emergenza Covid dell'Abruzzo Irish Festival, in cui i nostri visitatori potranno visitare in sicurezza, grazie agli ingressi contingentati, il numero limitato di persone che possono entrare, e avremo un'atmosfera, a differenza degli altri anni che era molto più casinaro, un'atmosfera molto più intima, ma degli spettacoli e della musica molto più ricercati. Troverete sicuramente tantissimi gruppi, avremo oltre 100 ore di musica non stop in 5 palchi, avremo una quindicina di birre irlandesi che potrete degustare, avremo food irlandese ma anche qualcosina di abruzzese, un mercatino con oltre 80 banchi in stile celtico irlandese, in più ci saranno rievocazioni, accampamenti celtici, combattimenti, arcieri e tanto altro. Essere Druido 2021 è una sorta di percorso che abbiamo fatto con un'associazione che in realtà è realmente un clan di druidi. Loro vivono in questa comunità e si accamperanno proprio lì con le loro tente e vivranno lì e spiegheranno a tutti i visitatori cosa significa essere druidi, quindi cosa significa la vita dei druidi, cosa significa un anziano e un giovane all'interno della loro comunità. Come tutti gli altri anni, questo festival ci porta tanto impegno, ma mai come quest'anno date le nuove normative Covid. Abbiamo messo a disposizione per tutti i turisti che arriveranno un bus navetta che sarà sia a nord che a sud del paese e garantirà il trasporto di tutti. Sono 7 anni che abbiamo avuto appunto la fortuna di incontrare questi magnifici ragazzi dell'associazione Innocent Smith e con loro ci siamo appassionati insieme dell'Irlanda e infatti non escludiamo in un futuro chissà un gemellaggio. E torniamo alla cronaca per un'intervista appena giunta da Avezzano, dove nell'interporto da ieri sono arrivati circa 300 profughi afghani. Vediamo il servizio. Sì, al momento sono quasi 500 le persone accolte in questa struttura. Il Dipartimento della Protezione Civile insieme a Croce Rossa sta coordinando questa operazione. Ringraziamo Croce Rossa per l'allestimento in tempi record di questo campo. Non ci meraviglia, siamo abituati ai salti mortali che Croce Rossa è in grado di fare. Adesso questa è una struttura, noi ci teniamo a sottolineare che questa è una struttura in cui gli ospiti sosterranno il minor tempo possibile, è una struttura in cui inizia la fase vaccinale per queste persone, un'iniziativa vaccinale coordinata messa in campo dalla struttura del generale Figliuolo e insieme appunto alla sanità militare, all'ASL, alla regione, Croce Rossa sta collaborando anche in questo. Dopo aver
stato effettuato screening sanitari, vaccinazioni e prima accoglienza, di trasferirli. Loro faranno quello di cui stiamo parlando, è un periodo di quarantena di 7 giorni, secondo un protocollo del Ministero della Salute, quindi 7 giorni di quarantena, e poi entreranno nel sistema di assistenza nazionale, diciamo che verranno considerati richiedenti asilo, molti di loro sono già al lavoro per le pratiche per la richiesta di asilo al nostro paese. È stata presentata questa mattina alla stampa la quarta tappa del campionato italiano di stand-up paddle organizzato dal Surfing Sports Pescara con il patrocinio del Comune, evento che si terrà domani. Vediamo. Pescara non si ferma, oggi siamo qui in sala giunta per presentare l'ennesimo evento sportivo di respiro nazionale e internazionale. Facciamo un passo indietro perché lo scorso 25 aprile nei pressi della Maronnina c'è stato il primo evento dedicato al SAP e a distanza di 4 mesi Pescara è stata nuovamente scelta per la quarta tappa nazionale del campionato italiano, quindi davvero un grandissimo successo, siamo molto soddisfatti. Per l'ennesima volta il turismo e lo sport si uniscono per realizzare un binomio perfetto. Saranno più di 100 concorrenti provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale e l'evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 presso lo stabilimento Le Hawaii. Ci sarà da avere tanto divertimento perché insomma il meteo non sarà dalla nostra parte sfortunatamente, quindi avremo un evento da affrontare, ma siamo sicuri che avendo i migliori in Italia ci sarà tanto spettacolo. Quindi invitiamo tutti a venire a vedere questo sport e a venire a vedere questa gara. E siamo alla pagina dello sport, praticamente fatta per la cessione dell'esterno d'attacco Andrea Di Grazia dal Pescara al Foggia. L'operazione sembrava chiusa più di 10 giorni fa, ma poi c'era stato un rallentamento nell'intesa da trovare tra il calciatore e il club pugliese. La situazione si è sbloccata nelle scorse ore e Di Grazia dunque si appresta a lasciare il Pescara. Sembra sbloccarsi anche il ritorno in riva all'Adriatico del centrocampista Giuseppe Rizzo dalla Triestina, in questo caso intesa raggiunta da giorni tra il Pescara e il giocatore. La Triestina, prima di liberare il calciatore, aveva bisogno di individuare il sostituto e nelle ultime ore lo ha trovato in Angiulli, reduce dalle ultime stagioni alla San Benedettese, dalla quale si è svincolato d'ufficio dopo la mancata iscrizione in C del club marchigiano. Ora il presidente Sebastiani e il DS Matteassi concentreranno le ultime ore di calciomercato sulla chiusura di un altro centrocampista in Paul Carlo De Risio del Bari e di un altro attaccante. In uscita resta Massimiliano Busellato, che oramai non rientra più nei piani del Pescara. La squadra invece svolgerà nel pomeriggio la rifinitura al Poggio in vista della prima di campionato di domani sera all'Adriatico Cornacchia contro l'Ancona Materica. Alle ore 15 parlerà in conferenza stampa anche il tecnico Gaetano Auteri. Sempre per la Serie C, domani debutto in campionato per il Teramo, domani sera appunto a Chiavari contro una delle squadre più attrezzate del girone, la Virtus Entella. Non convocato il portiere Valentini, con Bernardotto ancora in ritardo di preparazione, il tecnico Guidi dovrebbe confermare la formazione che ha ben figurato in Coppa con il Monterosi, con il tridente d'attacco Chiere Mateng, Birligea, Malotti. Partirà dalla panchina K, che potrebbe andare via negli ultimi giorni di calcio mercato. La presentazione del match nelle parole dell'allenatore biancorosso. Sappiamo che troveremo di fronte a noi un avversario costruito a vincere il campo della propria rosa, calciatori che provengono da categorie superiori, quindi sappiamo che è un avversario ostico, ma detto questo a noi ci deve interessare poco, la mentalità che ci deve contraddistinguere è quella di provarci sempre dove i calciatori siano protagonisti, e quindi noi metteremo in campo la stessa mentalità con la quale avete visto il Teramo nelle prime uscite stagionali, sapendo che tutto ciò può anche non bastare, però
non ci vuole, no, l'unica cosa che chiederò alla squadra è quella di non avere rimpianti al 90esimo. Noi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo provato, ognuno di loro deve esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, poi se al 90esimo gli avversari saranno stati più bravi, gli daremo la mano, però prima di batterci o di precluderci di farci risultato sicuramente troveranno un Teramo che sul campo vuole provare a vincere la partita, a fare sicuramente una prestazione molto positiva. Ho dei dubbi, ancora la formazione non è assolutamente stilata, sappiamo che sia Nigel che Daniel stanno facendo bene, dobbiamo però noi, io non sono solito valutare la partita solamente nella parte iniziale, ma cercando anche di incidere dal punto di vista sia della qualità che anche dell'intensità a partita in corso, quindi valuteremo tutta la strategia di gara fino all'ultimo minuto disponibile per poi cercare quelle che sono le sensazioni più positive per entrare dal primo minuto o per coloro che dovranno poi far svoltare la partita a partita in corso. Al 99,9% non ci sarà la riforma e quindi non avremo la frenesia di andare alla ricerca dei primi 5-6 posti che imporrebbe la nuova riforma. Noi a questo punto l'obiettivo è quello di figurare, di fare di entusiasmare il pubblico, di mettere in mostra calciatori, di valorizzare le potenzialità che abbiamo in rosa senza disdegnare nessun tipo di risultato, però questi sono gli obiettivi della società. E per la Serie D il Nereto annuncia l'ingaggio ufficiale di due nuovi giocatori, si tratta dei difensori Loris Andrulli e di Federico Centofante. Andrulli, classe 99, è un difensore esterno cresciuto nelle giovanili del Lugano e lo scorso anno ha militato nel massimo campionato di Gibilterra. Centofante, classe 2002, anche egli terzino, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio ed arriva dal Pontedera dove ha disputato l'ultima stagione. Intanto non è stato perfezionato l'accordo con il portiere Enrico Mora e la società comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo estremo difensore del Nereto Calcio. Cambiamo disciplina, parliamo ora di pallavolo, un roster in buona parte rinnovato e senza il capitano Michele Simoni. L'allenatore della Moa Concept Ortona, Nunzio Lanci, presenta la stagione e confida di potersela giocare in un girone di A2 molto competitivo dove Bergamo, secondo Lanci, è la principale favorita. Il servizio di Sergio Zappalorto. Nunzio Lanci, e sono 10, e già questa è una grande soddisfazione, decimo anno consecutivo di A2. Avete rischiato di non iscrivervi, invece avete messo su una bella squadretta, lo possiamo dire? Sicuramente sì, per come siamo arrivati sul mercato con un mesetto di ritardo siamo riusciti ad allestire un buon roster con i ragazzi, insomma, che alla fine sono tutti acquisti di qualità. Squadra completamente nuova, però insomma io sono convinto che ci siano le motivazioni giuste per fare bene. Con l'arrivo di Pessoa, col brasiliano, siete a posto nel rispetto dei ruoli naturalmente. Manca un pezzo però storico, Simoni, l'ex capitano. Curiosità, quale sarà il capitano della prossima stagione? L'hai già deciso? Io non ho ancora, sinceramente non ho ancora deciso chi sia il capitano. I ragazzi ci conosceremo e poi alla fine, insomma, all'ultimo momento valuteremo quali possono essere le scelte migliori. Sì, questo è il primo anno senza un impavido di lunga data, però si riparte con la voglia giusta. Michele ha fatto una scelta di vita più che una scelta di pallavolo e quindi va rispettata in tutti i sensi ed è giusto così. Riprendo il filo del discorso precedente e chiudo. Ho detto è una bella squadretta, potremmo fare come realtà abruzzese numero uno ancora una volta una bella figura come negli anni scorsi. Ma guarda, io ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di giocare una bella pallavolo, lavoreremo per quello, i presupposti ci sono perché la squadra ha delle buone individualità e anche delle buone qualità, dovremmo ricostruire un'identità come lo è stata precedentemente, però io sono contento, oramai abbiamo un metodo di lavoro che è abbastanza consolidato.
consolidato. Quest'anno è un campionato difficile, un po' particolare, tante trasferte lontane, quasi tutte quante al nord, pochissime giù, ci sono tanti bei roster, per salire ce ne sono tante, c'è Bergamo, c'è Castellana Grotte, ce ne sono abbastanza. Secondo me quella più quadrata è sicuramente Bergamo, che ha cambiato pochissimo, e quei due innesti che ha fatto sono mirati e sicuramente di qualità. Poi insomma, il nostro obiettivo è giocarsela con tutti quanti e fare sempre del nostro meglio. È tutto per questa edizione del TG6. A breve i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.